A mio avviso c'era tutto il tempo per evitare che si arrivasse a questo giorno come un giorno di un'annunciata sconfitta. Invece io voglio credere che non sia ancora così. Ovviamente quello che tutti noi avevamo chiesto in primis, cioè che il governo facesse di tutto per far rispettare alla Whirlpool l'accordo sindacale dell'autunno del 18, non è accaduto. E questo è grave perché si ha la sensazione che in questo paese, soprattutto in questo momento, conti più una multinazionale che il governo. Però adesso è il momento delle proposte a cui il governo questa volta non si può sottrarre. Noi l'abbiamo fatta, è una proposta seria perché ci abbiamo lavorato giuristi, economisti, l'abbiamo discussa anche con i lavoratori nei mesi scorsi, cioè quello di far diventare questo luogo il primo esempio di una fabbrica bene comune, cioè dove il governo, ma non solo il governo, anche la regione Campania, la città metropolitana, mi ci metto anche io, acquisiscono le azioni della Whirlpool con un'attività di produzione e se del caso anche di riconversione, con i lavoratori che entrano nell'organizzazione e nella produzione. Quindi sarebbe per la prima volta una vera attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, insieme eventualmente a privati virtuosi. In un momento difficile si dimostra con i fatti che istituzioni, lavoratori e società stanno insieme. A questa proposta il governo non si può sottrarre. È fattibile, sul piano giuridico, anzi diventa un'attuazione della Costituzione, è fattibile sul piano economico, è fattibile sul piano delle competenze, perché questa non è un'azienda recolta, qua ci sono donne e uomini che hanno competenze, professionalità, anche voglia di mettersi in gioco per una nuova sfida. Noi ci siamo, la città è unita. Quindi io chiedo immediatamente al governo di convocarci, come ho già chiesto formalmente, ma approfitto anche delle telecamere per farlo, convocarci subito con le modalità che ritiene, anche in videoconferenza, e noi andiamo a concretizzare nello specifico la nostra proposta. La fase in cui diciamo sempre le stesse cose da 18 mesi, perché è chiaro che l'opzione A è che il governo faccia rispettare l'accordo sindacale dell'autunno 18 e quindi la Whirlpool non se ne può andare come se si alza una mattina e decide quello che deve fare. Ma siccome mi pare che a questo stiamo, cioè che nel nostro paese una multinazionale ha un peso maggiore del governo, io sono uno che deve fare proposte per evitare che queste persone tra qualche mese vengano dimenticate. Quindi c'è la possibilità, mettendo risorse economiche da parte del governo, della regione, della città metropolitana, di acquisire le quote della Whirlpool, continuare la produzione e farla con i lavoratori e le lavoratrici, e diventa anche una fabbrica che ho chiamato bene comune, in cui i veri protagonisti sono i lavoratori con le organizzazioni sindacali e i soldi ce li mettono le istituzioni. Ai tempi della pandemia sarebbe anche un bellissimo messaggio di coesione istituzionale e sociale. Ho fatto questa proposta perché io sono preoccupato. Se siamo arrivati al 31 ottobre che ci diciamo le stesse cose di alcuni mesi fa, evidentemente che non c'è la volontà politica, e siccome oggi sono tutti distratti purtroppo dalla pandemia e non c'è quell'attenzione forte, oggi è il momento di rivendicare la lotta, ma anche di fare delle proposte che non svendano questo luogo, non lo mortificano, ma anzi lo possono rilanciare. Quando verrà avanzata questa proposta? È stata già avanzata. Io ho chiesto adesso un incontro ai ministri, in particolare del lavoro, ma anche del mezzogiorno, ma anche allo stesso ministro dello sviluppo e il presidente del consiglio. Cioè questo è un tavolo che io mi auguro possa essere convocato dal governo la settimana prossima, nel quale noi ci siamo, ci saremo, faremo la nostra parte. Questa è una lotta della città, come si è visto, ci siamo tutti, non è una lotta di parte. Io penso che si può ancora vincere questa battaglia, ma bisogna vincerla con intelligenza, con concretezza, con proposte, ed evitare che il governo scappi, perché io quello che temo è che di fronte alla testaggine della Whirlpool il governo dica: io ce l'ho messo tutto, ma questi se ne vogliono andare. E noi che facciamo? Ci arrendiamo? No.